Salve ragazzi. Molti di voi hanno studiato il latino, quasi tutti però, sanno che l'italiano deriva direttamente dal latino. Eppure, non so se voi avete condiviso la mia esperienza, quando andiamo a tradurre testi da Cicerone, Seneca, Sallustio, cioè dai principali autori della letteratura latina, e ci accorgiamo che per indicare il termine casa, questi autori usano il vocabolo domus per indicare il cavallo, usano equus, o per indicare l'atto del mangiare, usano il termine edere. Dall'altra parte però sappiamo che parole come casa, cavallo e mangiare sono parole che derivano direttamente dalla lingua latina. Prendiamo il vocabolario e scopriamo che l'etimo, cioè l'origine della parola, è propriamente latino. A questo punto viene da chiedersi spontaneamente, ma quale latino? Che cos'è la lingua latina? Visto che notiamo questa distanza tra quelli che sono i termini più usati nella lingua italiana e i termini invece attestati nei testi classici. Come si risolve questo problema? L'ultima domanda che vi ho posto, che cos'è il latino? Una domanda forse un po' provocatoria. Tutti noi sappiamo che la lingua latina è la lingua dell'antica Roma, cioè di quella comunità di forse rozzi pastori all'inizio, che nell'VIII secolo avanti Cristo si insedia sulle sponde del Tevere e poi pian piano cresce, si sviluppa sino a diventare una civiltà florida, sino ad occupare quasi tutte le coste del Mediterraneo, dell'Europa che noi conosciamo. Quindi il latino è la lingua di questa comunità. Tuttavia ci accorgiamo che la lingua latina di questa comunità non è una lingua omogenea con caratteri morfologici, sintattici e soprattutto lessicali, non è una lingua uguale in tutte le zone dell'impero, di quello che sarebbe stato poi l'impero di Roma. Soprattutto una lingua che non è utilizzata alla stessa maniera dai vari strati sociali che compongono la comunità di Roma. Insomma, ci accorgiamo che il latino che noi abbiamo studiato a scuola è il latino soltanto di una determinata epoca, utilizzato soltanto da determinati autori, per scrivere. E che esistono diversi, quante sono le realtà geografiche, sociali, storiche che hanno utilizzato la lingua di Roma. Cioè il latino, che noi siamo abituati a considerare come una lingua forse morta, ma senza dubbio granitica, ebbene quel latino costituiva una realtà molto articolata e soprattutto polimorfa. Altrimenti non riusciremo a spiegare perché noi indichiamo con il termine casa queste quattro mura in cui mi trovo, ahimè, a farvi lezione, o con il termine cavallo, quello che invece in una orazione di Cicerone o in un testo di Cesare, del Bello Gallico, nella storia della guerra gallica di Cesare, viene indicato con il termine equus. Bene. Quindi, quale latino abbiamo studiato al liceo? Il latino della classe dirigente di Roma del
primo secolo avanti Cristo, che poi si imporrà come modello letterario per secoli e secoli fino a giungere ai giorni nostri, forte anche dell'autorità degli autori che l'hanno utilizzato. Ma noi abbiamo altre ambizioni, cioè ricostruire la storia del latino per arrivare ad esempio alla lingua italiana che tutti noi parliamo. Ci accorgiamo così che questi termini che noi utilizziamo, che sono latinismi registrati sul vocabolario della lingua italiana, continuo a dire casa, cavallo o mangiare, sono termini che erano impiegati, utilizzati correntemente a livello di latino parlato. Cioè in un registro linguistico diverso, meno formale, meno e soprattutto un registro usato da persone colte, così come da persone meno colte, che possono essere addirittura completamente analfabete o semidotte. Ora, c'è un problema grande. Se il latino che ci è pervenuto attraverso i manoscritti delle opere letterarie è latino scritto che appare molto distante, già considerando il patrimonio lessicale delle lingue romanze, molto distante dal parlato, come possiamo attingere a quest'ultimo latino, cioè al latino sulla bocca dei romani? Come possiamo farci un'idea di come questa lingua parlata funzionasse? Ora, la lezione che voglio proporvi molto brevemente, come esempio di ciò che noi svolgiamo nei nostri corsi di studio, ad esempio nell'insegnamento di storia della lingua latina di cui sono titolare, considera un giacimento, potremmo dire così, di testimonianze che ci permettono di attingere al latino parlato. Ci occuperemo, cioè, delle iscrizioni che si leggono sulle pareti delle case di Pompei, cioè presso uno dei siti archeologici più famosi del mondo, importante non solo per la storia della civiltà, ma anche la storia. Perché? Perché sulle pareti, sugli intonaci delle case di Pompei, noi abbiamo tante belle iscrizioni, tante belle frasi di latino scritte da persone colte e meno colte, che si sfogano, se la prendono con la donna che si è da loro, invece si propongono come candidate ad elezioni, oppure fanno pubblicità della loro attività. Insomma, noi possiamo leggere sulle pareti di Pompei i murales dell'epoca, i graffiti, termine tecnico diremmo graffiti parietari, cioè posti su pareti, che hanno tutti i caratteri delle odierne scritte sulle mura delle nostre città. Ora, questi documenti ci permettono di attingere ad una lingua parlata, ad una lingua molto meno curata. Sono una testimonianza importante di una scrittura non pensata per la posterità. Quindi le iscrizioni di Pompei risultano essere uno straordinario documento di latino in qualche modo. Quindi vi proporrei questa breve lezione leggendo due o tre rapide iscrizioni, brevi iscrizioni, per vedere la continuità che c'è a livello di latino parlato con l'italiano, con la lingua volgare.
italiana o, che ne so, la lingua francese o i dialetti della lingua italiana. Bene, ora vi darò con voi delle slide che riportano delle brevissime, appunto, iscrizioni parietale di Pompei. La premessa è che Pompei costituisce un po' un unicum dal punto di vista della storia linguistica, non solo appunto, per la quantità delle testimonianze che noi abbiamo a disposizione, ma soprattutto di inquadrare cronologicamente molto bene le testimonianze. Ora, tutti voi conoscete la famosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C. che ha fossilizzato la città di Pompei, così come quella di Ercolano, conservando tutti questi documenti. Ma dovete sapere che prima, intorno al 63 d.C., c'era stato un violento terremoto. Quindi, se immaginiamo che gli intonaci delle case si è rovinati a causa del terremoto, quindi prendiamo il 63-64 d.C. come termine iniziale, come data iniziale, scusate, e prendiamo il 79 d.C. come data finale, ci accorgiamo che abbiamo 15-16 anni in cui datare con precisione queste testimonianze latine che noi possediamo, quindi di fissare molto bene una fase storica, tra l'altro, della lingua latina. Questa è una circostanza, ripeto, senza dubbio, molto propizia per la storia della lingua. Ho intitolato questa brevissima lezione come Quale latino? E la risposta è il latino di Pompei. I graffiti di Pompei sono importanti perché? Perché, ripeto, sono costituiti da scrittura effimera su intonaco delle case, cioè scrittura destinata a ben presto a scomparire di un'opera letteraria che è pensata per essere per parlare alla posterità e rimanere come un monumentum aere perennius, per dirla Orazio, cioè come un monumento più duraturo del bronzo. Questa scrittura è una scrittura non controllata. Chi, cioè, scrive questi sfoghi o questi piccoli manifesti elettorali o pubblicitari sulle pareti delle case di non scrive secondo un registro formale alto, non si impegna a controllare la lingua. Proprio per questo motivo noi possiamo attingere al latino parlato, perché chi scrive tende a riprodurre i suoni e gli errori che commette mentre parla. Abbiamo, come vi ho già detto, una buona approssimazione nella datazione tra il 63 e il 79 d.C. e i temi: manifesti elettorali, pubblicità, sfoghi di vario tipo, denunce sociali, scherzi e battute oscene. Come vedete, un campionario di temi molto simile alle iscrizioni che ancora oggi noi leggiamo sulle pareti delle case, dei palazzi di città. Io ho selezionato per voi tre brevi testi, brevi iscrizioni, che vertono tutte intorno a un tema. Diciamo così, in particolare diciamo, lo sfogo erotico. Quindi il mondo della prostituzione, nel quale adesso non ho la possibilità e il tempo di entrare. Esistevano varie forme di prostituzione, di meretricium, come si dice in termini latini, con varie figure e anche una regolamentazione. Noi ci occuperemo alcuni di questi sfoghi per studiarli dal punto di vista linguistico. Il primo sfogo che noi abbiamo avanti è questa breve iscrizione: Pupa que bella is,
Tibi memisit, qui tuus es vale. Sotto vi ho fornito una traduzione. Pupa che sei bella, mi ha mandato a te chi è tuo, stammi bene. Ora, prima di notare alcuni fenomeni interessanti, facciamo un raffronto con quello che è stata questa iscrizione secondo il latino classico. Nel latino classico noi avremmo avuto non pupa que, scritto così, ma scritto con qua e, cioè il dittongo a e, reso graficamente in questo modo. Ma perché è scritto que e non qua e? Perché quel dittongo a e a livello fonetico veniva letto come e. E quindi chi scrive riproduce semplicemente il suono. Prende il dittongo AE con un unico segno grafico E, quindi cancelliamo quella A, che sarebbe stato nel latino, diciamo così, di Cicerone, e rende, ripeto, quel suono con unica E. Poi avremmo quel bela reso con bella, con un aggettivo che di per sé è rarissimo nel latino scritto. Perché bello, in latino di Cicerone, si direbbe. Notiamo quindi la differenza di lessico tra il latino che noi abbiamo studiato a scuola, quello dei testi, e il latino parlato, da cui viene l'aggettivo bello in italiano, così come beau in francese, bello, scusate, in francese, e via dicendo. Poi abbiamo is, che sta per es, cioè la seconda persona del verbo essere. E dal punto di vista, poi abbiamo questo pupa che è davvero interessante. Perché? Perché capite benissimo subito la continuità con, che c'è con l'italiano. Questo pupa sta per ragazza. Io ho voluto tradurre proprio con pupa. Per lasciare il registro basso che qui viene utilizzato, il registro parlato che qui viene utilizzato. Pupa, cioè, è una forma popolare che, di cui non abbiamo attestazione nel latino scritto di Cicerone e altri. Sappiamo tra l'altro che nella lingua, nella latina, una variante che era puppa, cioè con una doppia consonante labiale. Che è la stessa forma da cui viene poi l'italiano poppa, certamente sia poppa della nave, sia sicuramente anche, come voi immaginate, la poppa, cioè per indicare il seno delle donne. Prendiamo poi un'altra iscrizione, di cui vi ho riprodotto qui anche proprio la. Così come si presenta sulla parete di una casa di Pompei, se prendiamo un'altra iscrizione, questa si qui futuere volerit attigen quaerat assibus sedecim, ci accorgiamo che non tutte le iscrizioni di Pompei hanno un registro molto basso o errori sviste di grammatica. Ad esempio, questa iscrizione dal punto di vista strettamente fonetico e ben resa, ad esempio, erat, qua erat, ha il dittongo riprodotto così come è nel latino scritto, invece di avere la forma monottongata, cioè con una sola E che abbiamo letto nella iscrizione precedente. E poi questa iscrizione non presenta grossi, anzi, quasi per nulla, errori di sintassi e di grammatica. Questa iscrizione è interessante per quel futuere, che è un termine che si ritrova nel latino parlato, indica il rapporto carnale con donne o uomini. E da questo termine viene, ad esempio, l'espressione popolare anche italiana, soprattutto in Italia meridionale, fottere.
Questo termine deriva da una vecchia radice indoeuropea che è bu, con in verità la prima consonante che è una consonante labiale aspirata. Quell'asterisco a fianco a questa radice fa capire che è una voce ricostruita, cioè appartenente al livello linguistico più antico, nel nostro caso l'indoeuropeo perché il latino è una lingua indoeuropea, che non risulta attestata, quindi una voce, questa BHU, non risulta attestata, cioè non risulta presente in testi scritti così come noi leggiamo, ma è una forma ricostruita in base a delle leggi fonetiche di evoluzione, partendo dalle lingue di arrivo, cioè dal latino, dal greco e da altri termini, io posso risalire all'originale radice indoeuropea. Qui qualcuno sta dicendo che se qualcuno vorrà fottere, cerchi Attice, che è il nome con un accusativo alla greca, una prostituta verosimilmente, di solito uno schiave di origine greca, a 16 assi, prezzi tra l'altro modici. Arriviamo all'ultima iscrizione rapidamente. Sono due brevi parole, Aprodite issa, scritte su una parete, probabilmente per indicare che quella ragazza che lì abitava era una vera e propria Venere, era bellissima. Cosa notiamo in questi due termini? In Aprodite, che nel latino classico sarebbe scritto Afrodite, notiamo la perdita dell'aspirazione, cioè l'aspirazione non viene scritta, non viene registrata, proprio perché il latino si tende a non, nel latino parlato, si tende a non riportare le lettere aspirate, l'aspirazione, il segno dell'aspirazione, perché l'aspirazione in latino non veniva pronunciata. Voi non so se sapete, c'è un detto in italiano, non valere un H. In verità, questo detto viene dal latino perché il latino non aveva aspirazioni. Quindi, se abbiamo parole latine con l'aspirazione, come il verbo abeo, avere, io ho, beh, quell'H non si faceva sentire per niente. Quindi, non valere un H è un proverbio che risale alla, diciamo, l'antica civiltà latina, al fatto che questa aspirazione non venisse per niente pronunciata. Ma ancora più interessante è quell'issa, che equivale al latino classico ipsa, cioè al pronome o aggettivo determinativo. Cosa notiamo? Dal punto di vista linguistico notiamo un fenomeno che si chiama assimilazione, cioè l'adeguamento di una consonante al suono dell'altra con cui è immediatamente a contatto. Se la prima si adegua sulla seconda, come nel nostro caso, vedete la P passa ad S, si parla di assimilazione regressiva, che è il fenomeno tra l'altro di assimilazione più ricorrente in latino. Viceversa, se la seconda si adegua sulla prima, si parlerebbe di assimilazione progressiva. Da questo termine issa, usato nel latino parlato, con diverse formule, a seconda dei contesti geografici, delle aree in cui il latino è parlato, deriva ad esempio il pronome esso, ma il suono i si è ad esempio conservato nei dialetti meridionali. Nel dialetto napoletano, infatti, voi trovate isso per indicare appunto il pronome. Cerchiamo ora di chiudere questa semplice lezione. Come avete visto, c'è una continuità notevole tra il latino parlato e l'italiano. Anzi, potremmo dire che l'italiano stesso non deriva dal latino, ma è la continuazione, del latino parlato in questo territorio, cioè nella penisola italica, così come il francese è la continuazione del latino parlato in area francese, nell'area gallica. Maison vuol dire casa in francese, viene da manzio, che indicava di per sé la stazione, di sosta nel latino. Quindi c'è una continuità, come vi dicevo.
Ed è a questo livello di latino che noi troviamo caballus, troviamo casa, troviamo manducare per indicare l'atto. Ora, come avete visto, il latino non è solo quello di Cicerone, Virgilio, di questi grandi nomi tutelari della tradizione classica, ma il latino è una realtà polimorfa. Il latino appare come un sistema esposto a continue sollecitazioni esterne e interne alla comunità, che varia a seconda della fase linguistica, cioè dell'epoca in cui noi collochiamo le testimonianze della lingua e soprattutto in base alle aree linguistiche. Insomma, il latino è ben altro di quella granito che noi abbiamo studiato al liceo. Esistono tanti tipi di latino. Oggi abbiamo tratto alcuni esempi dal latino di Pompei del primo secolo d.C. Buona scelta a tutti. Grazie.